avvolgenti, perché sia il pronto soccorso che la radioterapia rappresenteranno una svolta qualitativa, un salto veramente importante per questo ospedale. È un ospedale che serve un bacino di utenza di 95.000 abitanti, per cui riteniamo che debba avere caratteristiche specialistiche molto avanzate. La radioterapia è una struttura che non funzionerà da sola, ma funzionerà nella rete provinciale. Questo vorrà sì che esiste un'equipe che possa seguire il paziente da una parte e dall'altra, e sarà anche possibile, per le caratteristiche proprio tecnologiche della nostra apparecchiatura, che i pazienti di Arezzo vengano dirottati. Senta, l'incidenza dei tumori in Valdarno? L'incidenza dei tumori in Valdarno, ora il numero preciso gli ha preso di sorpresa, non lo so. Posso solamente dire che per quello che riguarda il settore della radioterapia, noi stimiamo grosso modo un flusso di 200 cittadini del Valdarno che fino ad oggi si muoveva verso Arezzo e che adesso invece potrà avere qui a casa sua questo servizio. Roberta, un'altra grandissima vittoria per il calcio e del Valdarno. Sì, la vittoria come sempre dei cittadini del Valdarno, che dal 2004 ci siamo impegnati al raggiungimento di questo obiettivo. Oggi siamo felicissimi e vogliamo veramente condividere con i nostri cittadini questo traguardo. Senti, il prossimo obiettivo quale sarà? Ma c'è in studio con l'azienda sanitaria di entrare, diciamo, in sinergia per la diagnostica, la sostituzione di alcuni impianti diagnostici. La radiologia. La radiologia. Il potenziamento della radiologia, vediamo poi a settembre-ottobre di dare le cose più specifiche nel lavoro.